Ragazzi, buon pomeriggio, ci troviamo oggi al Madison Square Garden. Siamo a Chelsea. Siamo a Chelsea. Siamo a Chelsea in questo celebre incrocio tra la Broadway e la Fifth Avenue, con questo palazzo, come potete vedere, tagliato a spicchio. Non ricordo il nome, ma si chiama... Questo è il Flatiron Building. Il Flatiron Building. Allora, che cosa è questo quartiere? Il quartiere di Chelsea è il quartiere della Broadway, di qua, che si chiama anche il Ladies Miles, cioè il miglio delle donne, perché c'erano praticamente tutti gli store, le boutique femminili. Poi si sono spostate più sulla Fifth a nord, ma ora hanno, negli ultimi anni, sono ritornate a assurgere, insomma, ai loro antichi splendori, e quindi ce ne andiamo a vedere. Come vedete alle mie spalle è l'inizio, la salita verso la Highline. Che cos'è? Una vecchia ferrovia in disuso che trasportava i carichi di carne da Chelsea al West Upper Side, e in disuso dal 1980, e dal 1999 che è partita questa passeggiata. Oggi è diventato un giardino pubblico a cielo aperto, a 9 metri d'altezza, attraverso un tratto della città. Ferrovie trasformate in giardino pubblico. Vediamo. Andiamo. Questo è il percorso. Noi siamo qui sotto e faremo tutta questa salita fino a... Questa è una zona di localini molto posh, molto giovanile, ci sono tutti aperitivi e cene. Notate il percorso, molto carino, davvero molto carino. Camminando per questo percorso incontriamo bancarelle, incontriamo visti di tutto, gelati italiani a $5.25 la coppetta piccola. C'è di tutto e di più. Sculture che non si capisce che cosa siano, vasche di pesci senza i pesci, insomma, arte moderna. Il corso continua, sono 2,3 km e noi siamo, penso, a... In mezzo alle città, nelle case della gente. Sì, 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 si va avanti, in questi ponti. Panchine, alberi. Panchine, alberi, gente che guarda le strade. Per esempio, andiamo di qua. Andiamo. Cioè, tutto assieme, poi ci sono queste piazzole di sosta e la gente c'ha una bella vista, guarda la strada, e così funziona. Procediamo. E dopo 2,3 km siamo giunti a destinazione, che poi è nel mezzo al nulla, e quindi adesso dobbiamo fare altri 2,3 km per trovare una metropolitana. Andiamo. E siamo tornati a casa stanchi, accesi, morti. Ci siamo mangiati una pizza. Mm-hmm. Pizza peperoni. Peperoni, sì. Poi siamo andati alla ricerca della fudge cake, ma non l'abbiamo trovata. Quella che ci aveva era chiusa. Però non ci siamo. Siamo stanchi e distrutti. Quindi abbiamo detto per stasera basta. Ore 22:39. Si chiudono le comunicazioni. Ci vediamo domani con un'altra parte di Manhattan. Se qualcuno volesse iscriversi, fatelo, grazie. Seguiteci sul sito di YouTube. Ciao. Buonanotte. Oggi ci troviamo a Lidl, siamo passati da Cina. Lidl. Come dicono loro che arrotano tutto. Little Italy. Dove tutti i nostri immigrati. Qui la festa principale è la festa di San Gennaro. 19 settembre. I nostri immigrati sono immigrati qua. Tanto quanto qua. No, ma le province 36 casa. Non ci sono ormai più qua, perché nel... è nel Queens, che sono ormai tutti quanti gli italiani, ma adesso sono, diciamo, questo è quello che è rimasto a Manhattan, al lavoro in Manhattan, di quello che è. E quindi ancora sopravvivono gelaterie, negozi di souvenir, salumerie. Mo ci amma fanusi. Vabbè, ciao, andiamo ancora. Passeggiando per l'Italia ci sono tutti questi negozi di souvenir un po' così, e ovviamente siccome l'Italia e Chinatown sono vicini, il Rosario aveva adocchiato un ventaglietto. Una cosa molto... Guardiate. Una cosa molto fine. Andiamo dietro Puglia. E canzavere proprio. Ecco. Prezzo? Voleva $10. Ha detto troppo assai, non mi piace, me ne va. Facciamo 6, 5. Andiamo, cioè, ok, dammi 5. Vabbè, dammi 5. Guardate che chic. $5. Vabbè, non è che posso. E li vendono il negozio a dopo, dove li va 12, eccetera, eccetera. Vabbè, ho detto tutto. Io l'ho beccato per 5.
smascheramos. Lo ami la maschera, chi è più bello? Qua a New York fanno come a Capri. Il pezzo te lo fanno guardandoti in faccia. Se sei turista ti inculano. Non c'è nessuna vetrina da nessuna parte, ma vabbè, questo perché siamo a Little Italy e quindi giustamente le cose costano ancora. Italiana, danno a fare. Tenendo i pannistelli, le pannocchie, tenendo tutto cose. Questa è una crociera bellissima. Però ti fanno fessi, almeno tentano di farti fessi. La stessa cosa con l'hot dog. L'hot dog che costa un dollaro e cinquanta. Vai alla macchinetta, ti guardano in faccia, quanto è l'hot dog? Non c'è scritto niente. 5 dollari. No, più piccolo 5 dollari, ma stanno scherzando, ma state dando i numeri. Poi vai a quell'altro che ce l'ha scritto $1.50. Ma chi quando fa fessi? È assurdo. Qua non c'è scritto niente, non si sa. No. Stessa cosa al ventaglio, ti guardano, turista. Mo c'era uno alla pizzeria Napoli che ci voleva fare sedere a mangiare un piatto di pasta. Cioè, pigliate giusto per gli italiani che all'estero cercano cucina italiana. Sì, Napoli, no, ma voi lo avete, voglio un piatto di pasta? No. No. Un poco di pasino. Non lo vogliamo il piatto di pasta. Proprio, non c'è proprio, non me lo mangio quando a casa. Quando si va all'estero si o in un altro paese l'estero. Si mangia il cibo di quel paese. Comunque c'era una pizzeria napoletana, questa qua di fronte, che si chiama Margherita. Ovviamente non ci sono i prezzi, però la signora stava mangiando una dio di pizza che secondo me era davvero buona. Però senza prezzi, euro. Io come dice Caffè Nero style, no label, no sale. Se io non vedo il prezzo, non me lo accanto. No label, no sale. Ciao. Ragazzi, ci salutiamo stasera da una bella a Chinatown. Mi spaghetto ramen. So bulan. Buon appetito. Ciao a tutti, alla prossima.